A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura fatti e aggiornamenti di cronaca che riguardano la nostra regione. Cominciamo da un incendio che è in corso in Slovenia, nella zona di Merna, posta sul Carso, al confine con Doberdò del Lago, sulla scia del Memoriale della Pace a Zerije. Si tratta di terreni difficili da raggiungere, tutte le strade sono state chiuse per precauzione. Decine le squadre di vigili del fuoco sloveni all'opera per spegnere il rogo visibile a chilometri di distanza. L'odore di bruciato ha raggiunto anche i comuni goriziani di Doberdò, Ronchi e Staranzano. Nella mattinata di oggi il personale del nucleo soccorso subacqueo acquatico del comando dei vigili del fuoco di Trieste, con l'ausilio dell'autogru dei colleghi del comando di Udine e di una squadra del distaccamento di Cervignano del Friuli, è intervenuto per recuperare un'imbarcazione di quasi 10 metri affondata nelle acque del fiume Ausa a Cervignano del Friuli. Il lavoro congiunto delle squadre di terra e dei sommozzatori ha permesso di riportare a galla il natante completamente sommerso dalle acque. Sul posto la capitaneria di porto dell'ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro e i vigili urbani di Cervignano. Andiamo a Pordenone ora, dove per la terza notte consecutiva il piromane dei Cassonetti ha agito nella zona del policlinico. L'allarme è scattato per ben due volte per i contenitori dell'immondizia incendiati in via Murri e in via Vesaglio. Il primo è andato completamente distrutto, il secondo è stato danneggiato in maniera più lieve. Questa notte, tuttavia, pare che i responsabili di questi incendi dolosi, che si ripetono ormai da una decina di giorni, siano stati individuati dalle forze dell'ordine. Sul caso stavano indagando Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. A Trieste ora, dove un passante ha ripreso con il proprio telefonino un'ambulanza bloccata a causa di un'auto che ostruiva il passaggio e ha postato il video su Facebook. È ovviamente scoppiata la polemica. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio all'incrocio tra Viale 20 Settembre e Via Cesare Battisti a Trieste, appunto, dove il veicolo dei soccorritori è rimasto per oltre 3 minuti fermo senza riuscire a transitare. Gli operatori sanitari sono stati costretti a scendere e a spostare alcuni motorini per fare spazio all'autoambulanza. Diversi gli utenti che sui social si sono divisi tra chi chiede il ritiro della patente del proprietario dell'auto e il sequestro del veicolo e chi invece sostiene che di automobilisti indisciplinati ce ne siano anche in una città come Trieste, che simili episodi purtroppo siano all'ordine del giorno. Lignano, un provvedimento di sospensione temporanea della licenza per la durata di 7 giorni è stato notificato oggi dalla polizia al titolare e gestore della discoteca Mr. Charlie. Lo stop temporaneo è stato deciso dalla questura in seguito a una lite scoppiata per futili motivi la notte del 17 agosto e che era degenerata in una colluttazione in cui erano rimasti coinvolti alcuni clienti. Uno di loro era stato spintonato e ripetutamente colpito da un altro giovane che lo aveva anche ferito con un coltello. Il ragazzo aveva avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Lignano. Il provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 100 delle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mira a preservare l'ordine e la sicurezza pubblica, a produrre un effetto dissuasivo e a prevenire il rischio del riaccendersi sul posto di ragioni di dissidio. A Udine ora scappa per le vie del centro in tutta velocità la guida di un'auto rubata, speronando la gazzella dei carabinieri, poi tenta di sottrarre la pistola di ordinanza a uno dei militari che lo hanno bloccato. È successo nella notte appunto a Udine, protagonista un uomo di 34 anni residente a Manzano, già noto per rapine e reati contro il patrimonio, arrestato dai militari dell'arma per furto in abitazione, lesioni aggravate, resistenza e violenza pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato il servizio. Furto d'auto con inseguimento da parte delle forze dell'ordine intorno alla mezzanotte in centro a Udine. Un 34enne di Manzano, con precedenti per rapina e furto aggravato, si è introdotto in un'abitazione in via Cussignacco e ha rubato l'auto che si trovava all'interno del cortile con le chiavi inserite nel cruscotto. Quando i proprietari si sono accorti di quello che stava succedendo era già troppo tardi e il ladro è riuscito a fuggire a bordo della loro auto. Immediata la richiesta di aiuto ai carabinieri che verso le 2 sono riusciti a rintracciare l'auto in Piazza della Repubblica. Alla richiesta di stop, il veicolo, anziché fermarsi, ha accelerato dando il via a un rocambolesco inseguimento
movimento, durante il quale si sono visti repentini cambi di direzione e pure uno speronamento all'auto dei militari che si era affiancata a quella del ladro. La fuga del delinquente si è arrestata in via Aspromonte. Il 34enne, resosi conto di aver imboccato un vicolo cieco, ha quindi abbandonato l'auto e ha tentato di scavalcare la recinzione dell'istituto Malignani. Quando i militari lo hanno raggiunto è nata una breve ma violenta colluttazione durante la quale il malvivente ha pure cercato di sottrarre la pistola a uno dei carabinieri che sono rimasti leggermente feriti nello scontro. Il responsabile, una volta neutralizzato, è stato tratto in arresto per furto in abitazione, lesioni aggravate, resistenza pubblico ufficiale e furto aggravato e si trova ora nel carcere di Via Spalato. Nella settimana dal 12 al 18 agosto, la settimana di Ferragosto, appunto, c'è stata un intensificarsi di servizi specifici mirati al controllo dei conducenti in transito sui tratti di strada ordinaria e autostradale. Ebbene, le pattuglie in servizio di vigilanza hanno controllato 658 veicoli, 262 persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro precursore, 234 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 442 punti decurtati, le patenti di guida ritirate sono state 10, le carte di circolazione 10. La Polizia Stradale di Udine ha rilevato 17 incidenti stradali, di cui uno con esito mortale e 4 con feriti, ove 16 persone hanno riportato lesione. 22 sono state le infrazioni per velocità pericolosa, 26 per eccesso di velocità, mentre 19 sono state le sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Ed ora la pagina politica. È il giorno dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Oggi, proprio in questi minuti, stanno iniziando le consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. Si svolgeranno le consultazioni in due giorni con i big chiamati a salire al Colle nella giornata di giovedì. Qualunque governo nasca sarà un governo contro la Lega, ha detto Salvini incontrando i giornalisti davanti alla Camera. La direzione del PD intanto ha approvato un ordine del giorno che ripercorre la relazione di Nicola Zingaretti, dando il mandato ad aprire una trattativa per verificare la possibilità di un governo di svolta per la legislatura in discontinuità col precedente. Il documento è stato approvato per acclamazione all'unanimità. E allora andiamo a sentire proprio Zingaretti. Sono molto contento e sono molto soddisfatto per il livello di unità e di compattezza che abbiamo trovato nella direzione del Partito Democratico, che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all'unanimità, senza voti contrari o astensioni, un ordine del giorno molto chiaro. Noi siamo pronti per riferire al Presidente Mattarella la nostra piena disponibilità a verificare le condizioni per un governo di svolta utile a questo nostro Paese in un momento difficile della sua vita democratica, economica e sociale. Quindi nessun accordicchio sottobanco, ma alla luce del sole la verifica per costruire un programma possibile condiviso da un'ampia maggioranza parlamentare. Verificheremo alla luce del sole queste condizioni che, se non si realizzeranno, porteranno il Paese ad elezioni anticipate, come abbiamo sempre detto. Ma oggi, ripeto, si è fatto un importante passo in avanti perché tutto il PD unito si è ritrovato in questa posizione. Torniamo a quanto è successo ieri, le dure parole di Conte, le reazioni di Salvini. Abbiamo raccolto alcuni commenti tra i cittadini udinesi. Conte forse si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, però ci si chiede in questi ultimi mesi come mai non lo aveva fatto prima. Ecco, adesso siamo aperti a qualsiasi possibilità. È molto, molto nebulosa la situazione, ma soprattutto vedo che la gente è anche confusa. Conte ha usato parole durissime contro Salvini. Le poteva dire prima, non dopo, perché sono stati 14 mesi assieme
quindi poteva dire benissimo prima. Rispetto alle aperture nelle ultime ore poi di Salvini, al ritiro anche della mozione di sfiducia? Ha sbagliato, perché o dalle dimissioni o è un freschino anche lui. Le parole di Conte, lui si candida a fare il Premier di nuovo e avrà l'incarico adesso, vedrà. Il primo incarico sarà suo. C'è tanto da dire e poco, perché si sono già espressi abbastanza. Comunque quello che dà fastidio è vedere tutti gli insulti che si sono detti, a sproposito anche secondo me. Quindi adesso vediamo cosa succede, però. Perché a sproposito? A sproposito, perché non penso che persone che siano a quel livello si debbano esprimere in quel modo. Debbano avere un po' di autocontrollo e di rispetto. Tutti quanti sbagliano purtroppo, però Conte non mi è piaciuto di quello che ha detto, ha sbagliato tanto. Che cosa non le è piaciuto di più? Prima di tutto l'atteggiamento e poi anche quello che, insomma, Conte è stato d'accordo fino all'altro ieri con Salvini e con Di Maio e adesso si gira le spalle, perché anche lui si trova su una situazione che non è favorevole né a lui e né a Di Maio. Dunque, e poi sbaglia anche se va col PD, perché anche il PD ha fatto quello che ha fatto. Che idea si è fatta dunque della situazione? Io voglio le elezioni, voglio il voto e voglio Salvini. Vuole andare alle urne? Sì, anche se sono straniera sono d'accordo con lui che pensa. Uno dei punti caldi però è sempre anche il fattore immigratorio. Questo ha ragione, perché io sono straniera, però c'è gente che ha esagerato. Torniamo ai fatti che riguardano la nostra regione, parliamo in particolare di sanità e del problema della carenza dei medici. Ha parlato Riccardi, oggi ha detto sono circa 800 i medici iscritti nelle graduatorie regionali che potranno aspirare a coprire uno dei 117 ambiti carenti che a breve saranno resi noti tramite pubblicazione sul BUR, il bollettino ufficiale della regione, mentre sono 95 gli specialisti in pediatria iscritti nella graduatoria che avrà valenza dal 1 gennaio 2020. Ci troviamo davanti a una realtà ricca rispetto ad altre zone d'Italia, che conferma la generale appetibilità del nostro territorio e l'attenzione con la quale venne letta la riforma in atto. E gli ambiti carenti diventano tali, ha aggiunto Riccardi, quando un titolare, medico di medicina generale, medico di continuità assistenziale o pediatra, cessa la propria attività per aver raggiunto l'età del pensionamento o per trasferimento in altra zona. Procedure di inserimento in graduatoria regionale e assegnazione degli incarichi sono governati dall'accordo collettivo nazionale, al quale non è possibile deroga. La regione non ha titolo in merito, ma resta sensibilmente attenta a questi servizi che, anche alla luce della riforma in atto, sono fondamentali per il corretto funzionamento della filiera dell'assistenza. Continua ed è pronta a rafforzarsi la partnership tra Udinese Calcio e Regione Friuli Venezia Giulia sotto il profilo della comunicazione e della promozione turistica. Oggi alla Dacia Arena la visita della delegazione regionale, con in testa il governatore Fedriga e il direttore di Promoturismo FVG Gomiero. Dall'assessore al turismo Bini l'auspicio che i bianconeri sempre di più diventino ambasciatori della nostra regione. L'abbiamo vista palleggiare, l'amore per il calcio, per l'Udinese, si è fatto sentire quest'oggi, assessore Bini. Beh, mi avete visto cercare di palleggiare, che è un'altra cosa. Beh sì, la passione c'è sempre. Non dimenticatevi che parlate con un assessore regionale che da circa 20 anni è abbonato con l'Udinese Calcio, quindi per me l'Udinese è una cosa assolutamente che mi sta qua, che mi sta nel cuore. Quindi oggi per noi è stata, per l'intera giunta del Friuli Venezia Giulia, una giornata molto importante. Abbiamo per il secondo anno consecutivo palesato la nostra vicinanza ai colori bianconeri, quindi è assolutamente bello. Un accordo dunque di brand ambassador che si mantiene dopo l'esperienza di questo anno, tante iniziative che hanno portato proprio attraverso i colori bianconeri a sostenere l'immagine del Friuli Venezia Giulia. Beh, indubbiamente l'Udinese Calcio è un veicolo promozionale importante, assieme abbiamo pubblicizzato, promosso, fatto conoscere un po' quelli che sono i nostri brand importanti un po' in tutta Italia. I risultati ci sono stati e siamo soddisfatti.
E tra le possibili novità nel percorso di questa collaborazione si studia anche un'iniziativa dedicata agli sport minori, in maniera tale che l'Udinese faccia da testimonial ad altre realtà sportive del territorio, come ha ipotizzato l'assessore regionale allo sport Tiziana Gibelli. Assessore Gibelli, assessore regionale alla cultura e allo sport, l'alto valore aggiunto dell'Udinese è confermato nei fatti anno dopo anno, 25esima stagione in Serie A, e naturalmente sappiamo che anche lei una parte del suo cuore è proprio bianconero. E certo, mia mamma era tifosa udinese, l'ho raccontato già in diverse occasioni. Mio papà era milanista, aveva l'abbonamento allo stadio. Quindi domenica per lei sarà dura. A un certo punto ha dovuto smettere di andare una volta l'anno quando c'era Milan-Udinese, perché mia madre sabotava la cosa. Io mi sono vestita, prego di notare, ho anche comprato una borsina ad hoc in bianco-nero per venire a salutare la squadra, e ho spiegato ai ragazzi, mi sono autotradotta anche in spagnolo perché alcuni non capivano, che io non verrò allo stadio perché soffrirei, e siccome sono anziana, alla mia età devo preservare la salute e quindi resto a casa, insomma, e si è ridere. Per quanto riguarda invece il futuro, la collaborazione tra l'ente regione e l'Udinese Calcio, nuove prospettive? Allora, no, le prospettive sono di andare avanti con questa collaborazione, perché come diceva lei poc'anzi, io non avevo risposto alla sua domanda nell'entusiasmo da semitifosa. E per noi è molto importante avere un accredito così forte tra tutti gli appassionati di calcio che ci sono in Italia, attraverso l'Udinese, e stiamo anche ragionando su una cosa nuova che non dico, ma che riguarderà anche gli sport minori, perché nella riunione che è ancora in corso è venuta fuori una proposta interessante, molto carina. Torneremo tra poco alla Dacia Arena, non per vedere altri palleggi di Bini, che per carità ci ha provato, ma insomma si può fare meglio, ma per capire come si sta invece preparando l'Udinese al debutto in campionato contro il Milan. Prima, altri fatti di oggi, parliamo soprattutto del primo sciacallo dorato catturato in natura in Italia, nella riserva naturale regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa. Nell'ambito di un progetto tra Italia e Slovenia che vede coinvolto l'Ateneo Friulano, l'esemplare è stato munito di radiocollare. Il suo monitoraggio sarà essenziale per lo studio e la protezione della specie. Vediamo. Catturato in natura per la prima volta in Italia, e per la precisione proprio in Friuli Venezia Giulia, nella riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa, un individuo di sciacallo dorato, rilasciato dopo essere stato dotato di un radiocollare che permetterà lo studio e la protezione della specie. L'operazione, avvenuta nella mattinata di mercoledì scorso nell'ambito del progetto europeo Interreg Italia-Slovenia Net to Care, dopo oltre un anno di ricerche e preparazione dei siti, è stata condotta dal personale del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Ateneo Friulano. Yama, come è stato ribattezzato l'esemplare, un adulto, ha attivato una trappola e dispositivi di allarme intorno alle 5:30 del mattino. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno messo in sicurezza l'animale e il medico veterinario ne ha accertato le buone condizioni di salute. Nei giorni seguenti, l'esemplare è stato seguito mediante la tecnica di radiotelemetria tradizionale per valutare che il collare funzionasse entro i normali parametri e per individuare le aree di riposo diurne. Yama, come spiega Stefano Filacorda, ricercatore e coordinatore degli studi sulla fauna selvatica dell'Università di Udine, vive con il suo branco composto dalla campagna e da due figli nati ad aprile sul territorio della riserva naturale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa. Pesa 14 kg e la sua dieta è prevalentemente composta da piccoli roditori, lepri e da carcasse di animali. Tra alcuni mesi i figli saranno abbastanza grandi da abbandonare il nucleo familiare e si disperderanno in altri territori. Lo sciacallo dorato, diffuso nei Balcani, ha colonizzato spontaneamente il Friuli Venezia Giulia a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. Oltre alla predisposizione del radiocollare, Yama è stato sottoposto a prelievi di sangue, feci e pelo, utili alla raccolta di informazioni sullo stato sanitario del soggetto e della popolazione. In Italia risulta il primo sciacallo dorato catturato in natura, ma il secondo radiocollarato, dopo che nell'aprile scorso è stato liberato Alberto, un esemplare di 11 mesi trovato ferito a Osoppo in seguito a un incidente stradale. Facciamo ora un rapido flash sulle notizie dal mondo con il contributo dell'ANSA.
Ore di terrore a Rio de Janeiro, sul ponte che collega la città con Niterói, dove un uomo armato ha sequestrato un autobus, bloccandolo, prendendo in ostaggio 37 passeggeri e minacciando di dare fuoco al veicolo. Dopo quasi 3 ore e mezza di tensione, tutto si è concluso con l'intervento dei cecchini della polizia militare, che hanno abbattuto l'uomo e liberato tutti gli ostaggi, che sono usciti illesi anche se impauriti. Tutto è iniziato poco dopo le 5 del mattino, le 10 in Italia, quando un uomo di nome William Augusto da Silva, 20 anni, guardia della sicurezza, anche se presentato come agente di polizia, è salito su un autobus nel terminale di Alcantara a São Gonçalo, sulla riva settentrionale della Baia, in partenza verso il quartiere di Estácio, nel nord di Rio. Da Silva è rimasto calmo finché il veicolo ha imboccato il ponte, che è lungo oltre 13 km. È qui che ha tirato fuori una pistola, che poi è risultata essere un'arma giocattolo, e ha minacciato l'autista. Il sequestratore ha dunque appeso in vari punti del tetto del bus bottiglie di plastica piene di benzina, minacciando di appiccare il fuoco con un taser e chiedendo di essere messo in contatto con le autorità via radio. Nelle 3 ore seguenti il sequestratore ha lasciato andare vari ostaggi, uno dei quali è svenuto dopo essere sceso dal bus. Poco dopo le 9 da Silva è sceso dal bus ed è stato abbattuto con almeno un colpo di fucile sparato da un cecchino. Venti sempre più forti che creano onde marine alte e potenti, tanto da mettere a rischio coste ed infrastrutture. Questo è uno degli effetti del riscaldamento globale che minano soprattutto la costa meridionale dell'Australia e quella occidentale del Sud America, secondo la ricerca pubblicata su Nature Climate Change. La Cina conferma la detenzione di Simon Cheng, il dipendente del consolato britannico di Hong Kong scomparso giorni fa. La misura è stata eseguita nel rispetto delle leggi locali verso un cittadino cinese, ha riferito il Ministero degli Esteri di Pechino. Ieri Londra aveva espresso preoccupazione. Mancano 4 giorni al debutto in campionato dell'Udinese, domenica la Dacia Arena contro il Milan. Da una parte c'è la squadra di Tudor che si prepara a questo inizio, dall'altra c'è la squadra del mercato che continua a lavorare per completare la rosa. Buon pomeriggio Jacopo Romeo. Ciao, buon pomeriggio a te Giorgia, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Dici tu, si intrecciano questi due aspetti un po' come per tutte le squadre, per tutta la società, visto che sì, domenica c'è il primo giorno di scuola, si inizia il campionato, però fino al 2 di settembre è chiaro che i rumors continueranno impetuosi a susseguirsi. E a proposito di rumors, anzi no, non rumors, molto molto di più di rumors, manca ancora il crisma dell'ufficialità, manca l'annuncio ufficiale, però Ken Sema questa mattina si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni con l'Udinese, dunque attendiamo l'ufficialità del suo arrivo dal Watford, questo esterno svedese, un classe 93, già nazionale, insomma un giocatore che ha uno spessore internazionale. L'anno scorso è stato più volte chiamato in causa con la maglia degli Hornets, è un giocatore che arriva a portare la sua rapidità ma anche la sua possenza fisica, un giocatore che ha nella corsa e nella rapidità la sua arma principale. Attendiamo dunque il crisma dell'ufficialità, ma ha lavorato con i compagni e insieme tra gli altri anche Giuseppe Pezzella e Sebastien Desmaillots, che si sono aggregati nuovamente al gruppo in maniera regolare svolgendo tutta la seduta questa mattina. Desmaillots si era fermato per un problemino, un piccolo risentimento nella gara amichevole contro la Wasl, ha saltato la Coppa Italia contro il Sud Tirol, ma avevamo detto che non c'era nessun tipo di stiramento o nient'altro, e infatti sarà ha ripreso allenarsi regolarmente, sarà a disposizione contro il Milan, così come dovrebbe esserlo anche Giuseppe Pezzella, che aveva avuto questo piccolo affaticamento all'adduttore proprio nella marcia d'avvicinamento, nel penultimo allenamento prima della gara contro il Sud Tirol in Coppa Italia. Quest'oggi però l'ha smaltito e ha lavorato regolarmente insieme al resto del gruppo, un gruppo Giorgia che ha lavorato, ha iniziato ad addentrarsi anche nel focus tattico in vista della sfida di domenica alle ore 18. Con lavoro con il pallone, con la prova di alcune situazioni tattiche di gioco e con delle partitelle a tema. Questo è quanto è successo nell'allenamento di stamattina, dopodiché domani la squadra tornerà a lavorare, lo farà 2 volte, sia al mattino che al pomeriggio, dunque con una doppia seduta che caratterizzerà il giovedì di questa settimana di avvicinamento al primo impegno di campionato di domenica alle ore 18 contro il Milan, in attesa di avere l'ufficialità di Sema e sempre con un orecchio al mercato, perché poi si sa anche l'attenzione dei tifosi va sempre di là, e dall'altra parte c'è anche un Milan che è attivissimo, sia entrata che in uscita sui tavoli delle contrattazioni e arriva se possibile con meno certezze anche tecniche rispetto all'Udinese, visto che ha cambiato tantissimo a partire dall'allenatore. A te Giorgio.
Grazie Jacopo, c'erano dei rumors anche sul tuo collegamento, ma abbiamo capito benissimo i concetti, insomma sarà la giornata dell'ufficialità di SEMA che magari riusciremo a darvi nell'appuntamento con Pomeriggio Calcio a partire dalle 17.30. Il nostro TG in diretta torna invece nell'edizione delle 19. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.